anche Donald Trump interviene sul caso ASAP Rocky, il rapper che da fine giugno è in carcere in Svezia in attesa di giudizio per una rissa. «Date la libertà ad ASAP Rocky», ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Twitter. «Facciamo così tanto per la Svezia, ma non sembra funzionare al contrario». La Svezia dovrebbe concentrarsi sul suo vero problema di criminalità. Free Rocky, conclude Trump. Joker e Chiara Ferragni sul red carpet della 76esima mostra del cinema di Venezia, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre al Lido. Il film diretto da Todd Phillips e il docufilm sulla vita dell'imprenditrice digitale diretto da Elisa Amoruso saranno presentati in anteprima a Venezia 76. Ad annunciarlo il direttore della mostra Alberto Barbera e il CDA della Biennale Paolo Baratta in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma della Kermesse. Joaquin Phoenix torna protagonista sul grande schermo per interpretare Joker dal 3 ottobre al cinema con Warner Bros. Pictures, famigerato criminale di Gotham City. Diretto da Todd Phillips, il film è incentrato sulla figura dell'iconico villain ed è una storia originale a sé stante, mai apparsa sul grande schermo. Start the Change è il nome del progetto con cui l'organizzazione non governativa Amnesty International è presente al 49esimo Festival del Cinema di Giffoni. Durante tutta la settimana dedicata al cinema per ragazzi, alla postazione di Amnesty, i piccoli ospiti di Giffoni hanno lavorato e lavoreranno fino alla fine per prendere consapevolezza di temi legati ai diritti umani. Nello specifico con Start the Change, Amnesty vuole parlare ai giovani europei degli obiettivi di sviluppo sostenibile in relazione ai fenomeni migratori. Il progetto internazionale vede coinvolti 12 paesi europei e oltre 26.000 giovani. Jennifer Lawrence è stata scelta dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino per il suo nuovo film Mob Girl, adattamento cinematografico del libro Mob Girl: A Woman's Life in the Underworld, scritto da Teresa Carpenter. La pellicola racconterà la vera storia di Arlene Brickman, dall'adolescenza passata tra i truffatori del Lower East Side di New York fino al suo ingresso nella mafia. Il suo potere però si è spento dopo che la Brickman ha deciso di collaborare come informatrice dell'FBI. La sua testimonianza ha permesso alle autorità di condannare il gangster Anthony Scarpati, membro della famiglia Colombo. Dopo il processo, la donna ha rifiutato il programma di protezione dei testimoni, perché questo è il modo più rapido per essere ucciso, ha dichiarato la Brickman. Esce il 30 agosto Libertà per Sony Music Italy, il nuovo attesissimo disco di inediti di Rocco Hunt, che arriva dopo tre lunghi anni dall'ultimo lavoro in studio dell'artista. L'album è disponibile in pre-order su Amazon nell'esclusiva versione autografata, grazie alla quale sarà possibile anche accedere agli store. Libertà segna un grande ritorno alle origini dell'amato rapper napoletano, che con questo disco sale di nuovo sul ring dell'urban italiano. Per tutte le notizie consultate il sito di regiovani.it.